Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Ah, sì, sì, è stata una bella esperienza, un'occasione che mi ha fatto molto piacere. Io Silvio non lo conoscevo, però conoscevo la signora che ha fatto la sceneggiatura con lui e quindi ci siamo incontrati. Silvio è una persona straordinaria che mette a proprio agio tutti quanti e crea una bella atmosfera sul set. Tutti quanti lavorano con gioia e con felicità e con voglia di fare. E questo è molto bello. E io, il mio ruolo era quello di suo padre, perché il suo personaggio aveva un padre un po' anziano con l'Alzheimer, che lui aveva rinchiuso in una casa di cura, e questo padre è un personaggio molto strano ma divertente, uno che non ha nessun pudore, dice quello che pensa, tocca sedere alle ragazze, gli piacerebbe ancora fare la bella vita, mangiare bene, andare con le donne, tutte queste cose qua. E però è un pochino fuori di testa. E la cosa mi ha fatto molto piacere, mi sono molto divertito e l'ho fatto con gusto. Quindi insomma si affronta un po' in parte anche il tema della malattia, quindi, con questo tuo personaggio. Sì, beh sì, vagamente, sì, un pochino, sì. Silvio Mucino, il personaggio di Silvio Mucino, si vergogna un po' del padre, però lo porta fuori, lo porta al ristorante, insomma, viene. Poi c'era anche una bella scena che però, come il film era un pochino lungo, è stata tagliata, come altre scene, che succede sempre quando poi il regista mette mano al montaggio, e in cui lui ritornava nella casa di cura molto triste. Vabbè, comunque è carino, il personaggio sono divertito molto. Robin Williams è diventato un attore che avete doppiato spesso, tu e Marco Mete. Sì, ci alternavamo un po' perché il film, dunque diciamo il cliente che ha il film lo dà alla società con cui ha dei rapporti. Ci sono dei rapporti di clientela, di lavoro. Se il film andava a una certa società, se andava alla quella che adesso è la FEDIC, allora era la CDC, il film lo faceva Marco Mete, se invece andava dalle altre parti lo chiamavano me, lo facevo io. Ma comunque io devo dire che ne ho fatti, l'ho doppiato 36 volte, con quest'ultimo anche, ho doppiato anche un ultimo film che lui ha fatto prima di morire, che però credo che andrà come un video, non credo che vada al cinema, si chiama L'uomo più arrabbiato di Brooklyn. Non era tanto bello, però mi ha fatto molta emozione perché parla di un signore a cui diagnosticano 90 minuti di vita, e allora cerca di, perché ha un aneurisma cerebrale, allora cerca di mettere a posto tutte le situazioni in sospeso, quelle con la moglie, quelle con il figlio, quei pochi minuti che gli restano. Poi in realtà non sono 90 minuti, sono 5, 6, 7 giorni, basta pure una settimana, muore. Ed è molto, fa impressione, perché a un certo punto gira una specie di filmino dedicato al figlio in cui dice: ecco, quando vedrai questo film io non ci sarò più. E pensare che in quel momento Robin Williams non c'era più davvero, insomma, faceva un po' di tutto. Tu l'hai doppiato più volte, che tipo di attore era Robin Williams? Era un attore straordinario, riusciva a far ridere, a far piangere nello stesso film o addirittura nella stessa scena. Passava dalla comicità, poi soprattutto era una persona vulcanica, aveva 2000 invenzioni, 2000 battute, non pigliava mai fiato. Io mi ricordo che nel Good Morning Vietnam, che è stato il primo mio film in cui ho doppiato lui, e il film più difficile in cui ho doppiato lui, e lui non, insomma, l'assistente al doppiaggio non sapeva dove tagliare l'anello, il film fa ad anelli, no? Sì. Non sapeva dove tagliare perché non prendeva mai fiato, c'erano anelli lunghissimi di una pagina intera, perché era così, lui era così, ed è proprio questo lo strano, la cosa strana, perché
ha sempre fatto vedere nei film la volontà di vivere, di godersi la vita, di divertirsi, di amare la vita, e invece poi se l'è tolta, e questo è molto strano. La mia presentazione nell'ambito televisivo, nella fattispecie, deriva da un precedente che avevo con il regista di Caracelletti Rossi, che è Giacomo Cappiotti. Io avevo girato con lui un film che era Il Sorteggio, che era un film che parlava di gente di TR, di terrorismo nelle fabbriche, e il cui protagonista era Beppe Fiorello, che era un film che è andato in TV, e questo era successo qualche anno fa. Dopodiché, diciamo che Giacomo si è ricordato di me, evidentemente, così, insomma, non gli ero passato di mente, si è ricordato per questo ruolo in questa serie che, diciamo, è una serie di grande successo, quindi io ho accettato, ovviamente, perché era una serie interessante. Il ruolo non è un grande ruolo, ma come forse quelli che l'hanno visto, diciamo, gli adulti di quella serie sono, diciamo, i protagonisti sono i ragazzi, quindi di conseguenza tutti gli adulti che girano intorno a quei ragazzi che sono nell'ospedale, diciamo, sono, non dico di contorno, però insomma sono quasi tutti coprotagonisti, a parte due, insomma, che sono più i due medici, che sono un pochino più centrali nella vicenda. Quindi io ho accettato perché mi sembrava una bella cosa, mi sembrava, pur essendo un ruolo, come ripeto, piccolo, era un ruolo importante, perché comunque un ruolo che c'è in tutte le puntate, è un ruolo di accompagnamento, purtroppo, come nella serie succede, a una tragedia familiare, e quindi è un ruolo che ci permetteva di lavorare, insomma, su determinate emotività che questo mestiere a volte ci consente di affrontare, ecco. E anche che, insomma, è un ruolo drammatico, perché appunto il padre di Bea, appunto, vive il dramma della figlia in coma per colpa del ragazzo Romano Filippino. Esatto, devo dire la verità, cioè, per chiarezza di informazione a chi segue l'avrà visto, non sono solo in questo dolore, diciamo, ho come compagna un'attrice bravissima che è Anna Ferzetti, che fa appunto copre il ruolo di mia moglie, della madre di Bea, e che appunto, diciamo, ci siamo trovati, e credo anche che vedendolo, adesso una cosa che forse non dovrei dire, dico che vedendolo sembriamo anche una bella coppia, secondo me, dopodiché, no, incredibile abbastanza, quindi non è mai facile vedere, insomma, devo dire che la coppia secondo me funziona. Fondamentalmente la tragedia, tra virgolette, in quella cosa lì la portano gli adulti, diciamo, cioè il senso della tragedia, no? A parte alcuni, l'infermiere, Smauriter, che sono un po' più anche lì per stemperare un po' la situazione, però in generale la tragedia la portano i grandi. I ragazzi, pur vivendola in realtà, mi sembra che ci sia un bel modo di svolgere la tragedia vissuta, no? Cioè, in realtà loro sono pieni di vita, fondamentalmente, e pieni di anche di energia e di, tra virgolette, positività. Un saluto ai deliranti ascoltatori di Deliradio e di Due Ore con Luxor da Carlo Valli, e siate sempre più deliranti. Ciao! Un saluto a tutti i deliranti ascoltatori di Deliradio e a Due Ore con Luxor da Riccardo Lombardo. Un saluto grande. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.